TV Radicale, siamo a Roma, a Piazza Bocca della Verità con Vincenzo Lita. Vincenzo Lita è il direttore di Società Libera e Società Libera organizza per la quarta volta, 4 anni consecutivi, la marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Oggi è un giorno particolare perché Società Libera non si è impegnata ad organizzare soltanto questo evento a Roma, ma in contemporanea a Parigi e a Berlino. Vincenzo, Parigi, Berlino, Roma, come sta andando? Beh, direi che a Parigi e a Berlino va molto meglio che a Roma, per la semplice ragione che per le note vicissitudini di questa città a proposito dell'ordine pubblico ci hanno impedito e vietato di fare la manifestazione come abbiamo sempre fatto, cioè con una marcia silenziosa che poi si concludesse in Piazza Navona con i saluti dei leader delle comunità internazionali. Per cui ci hanno imposto questa sosta, diciamo, residenziale in questa piazza per tutto il pomeriggio. Abbiamo forza di cosa dovuto temperare alla disposizione. Ci dispiace che l'iniziativa della Marcia Internazionale della Libertà, partita da Roma 4 anni fa, per la prima volta quest'anno si estende su 3 capitali e proprio nella capitale italiana non è possibile marciare. Quali sono i gruppi che hanno aderito, quelli più importanti, perché so che sono tantissimi, e quelli che sono già presenti qui in piazza? Beh, in questo momento abbiamo sicuramente i rappresentanti del popolo uiguro, che è la leader spirituale Rebbia Kadir, del popolo vietnamita con Vo Van Ai, abbiamo i tibetani. Abbiamo per la prima volta, che non avevamo gli anni scorso, il popolo georgiano, che ha un contenzioso non da poco con l'Unione Sovietica perché gli occupa una parte del suo territorio. Abbiamo gli iraniani, abbiamo i vietnamiti, che non avevamo gli altri anni, e via dicendo. Quindi la marcia più o meno pian piano va prendendo piede in Europa. Abbiamo anche delle richieste, volevano già fare una marcia a Londra, cosa che faremo sicuramente l'anno prossimo, di estendere le marce sicuramente oltre a queste 3 capitali anche a Londra e a Madrid. E tu pensi che questa marcia sia anche utile per il popolo italiano? Io penso che questa marcia dovrebbe essere utile anche per il popolo italiano se i mezzi di informazione dessero più spazio ad iniziative di questo tipo, perché noi l'operazione culturale come associazione culturale Società Libera, l'operazione culturale che abbiamo tentato di fare è di dire, di dimostrare che la libertà è una in tutto il mondo. Per cui battersi per la libertà in Cambogia o nel Vietnam significa battersi anche per la libertà in questo paese, sicuramente. Il lavoro è lungo e difficile, per adesso siamo soddisfatti perché queste comunità non erano abituate tra di loro e insieme a manifestare per la libertà, ma ognuno per il suo paese e per la sua libertà evidentemente. Sono già 4 anni che in qualche modo insieme un po' di comunità riescono a farlo insieme. TV Radicale, grazie a Vincenzo Lita, Roma. Siamo con Gianni Luise e qui a Roma la 4ª marcia internazionale per la libertà. Gianni, tu ti occupi di Società Libera qui a Roma, l'organizzazione com'è andata, come sta andando anche nelle altre città e cosa ci aspettiamo politicamente di questa iniziativa? Diciamo che qui è andato abbastanza bene a livello organizzativo da parte nostra, malgrado le avversità dei permessi, autorizzazioni, ordini e controordini, e quindi i ripiegamenti sui programmi fatti già da tempo. Penso che sia andato abbastanza bene, oltre alla composizione numerica dei partecipanti, che purtroppo è abbastanza limitata rispetto alle previsioni perché a seguito di questi cambiamenti che ci sono stati, però ci conforta il riscontro che abbiamo avuto anche per via telematica per le adesioni, che hanno raddoppiato l'adesione alle marce internazionali per via telematica rispetto all'altro anno. E la stessa cosa per Parigi e Berlino, c'è stato un grande interesse, quindi speriamo di continuare e di aumentare ancora di più e chissà con novità anche diverse di farlo altrove questa marcia, non più a Roma. Grazie Gianni, probabilmente la prossima marcia si dovrà andare a fare in Svizzera? Esattamente, beh no, insomma è un'ipotesi che qualcuno ha lanciato sul piatto per andare in zona neutra, per inserire anche questo paese tra i popoli oppressi, ognuno ha il suo tipo di oppressione, da noi non è un'oppressione violenta ma un'oppressione democratica o limitazione dei diritti, senz'altro. Grazie Gianni e buona manifestazione.